Bentornati cari amiche e cari amici a questo appuntamento, io sono Astro e voglio dare il benvenuto a tutte le persone che si stanno iscrivendo in questo momento al mio canale, grazie, grazie, grazie. E come al solito vi ricordo di sottoscrivervi al canale, cliccare la campanina e attivare anche le notifiche di YouTube, altrimenti non vi arrivano tutte le informazioni sui miei video. Per qualsiasi informazione in basso avete la mia mail, il mio numero WhatsApp oppure potete prenotare il vostro consulto su questa pagina web, www.astroevolution.net. Sempre sulla pagina web, sullo shop, vi ricordo che potete prenotare il seminario su archetipi e iconografia dei tarocchi che darò il 27 di febbraio, sabato 27. Chi è libero può iscriversi, mi raccomando, fatelo subito perché ho già completato i posti per domenica 28, quindi è rimasto solo disponibile il 27. Faremo un viaggio, insomma, tra gli arcani maggiori, capiremo quali sono realmente l'iconografia delle nostre carte, il significato delle nostre carte, e poi parleremo anche delle associazioni che ci possono essere tra le carte. Allora, vi ricordo che potete prenotarlo sia sulla mia pagina web o lo potete fare privatamente scrivendomi un'email. Allora, settimana che va dall'8 al 14 febbraio, andiamo a capire quali sono innanzitutto i transiti più importanti di questa settimana e poi andremo a fare la classifica dei segni, quali sono i segni, diciamo, più fortunati, meno fortunati, ma in realtà poi dobbiamo sempre leggere le carte per capire quali sono gli aspetti più importanti. Partiamo subito nel dire che questa è una settimana con una luna nuova. Io ancora non ho scritto l'articolo, ma lo scriverò a breve, quindi vi lascerò un po' intendere e capire che cos'è questa luna nuova che sta per arrivare nel segno dell'Acquario. Una luna nuova abbastanza importante quest'anno perché segna, come avete già visto qualcuno di voi, l'inizio dell'anno lunare. In Cina si festeggia tantissimo, quindi i preparativi sono già iniziati dal 4 di febbraio con l'iniziale proprio del calendario solare. E segna comunque una luna molto importante perché è una luna che farà congiunzioni con tutti i segni che si trovano in questo momento nell'acquario: Mercurio, Venere e Giove, Saturno faranno le quadrature con i segni che si trovano in Toro, Marte, Urano, insomma, Lilith. È una luna abbastanza infuocata, buona, che comunque dà una voglia di cambiamento, qualcosa di nuovo, cambiamenti che in qualche modo possono essere positivi. L'8 di febbraio il Sole si congiungerà a Mercurio. Mercurio sarà un po', diciamo, il protagonista anche questa settimana insieme a Venere. Tanto ricordiamo che questa è la settimana di San Valentino e quindi poi faremo anche degli interattivi sull'amore, su questo aspetto. Quindi questo Sole, questa congiunzione di Sole e Mercurio mette un po' l'accento su quella che è la nostra comunicazione, la nostra curiosità, soprattutto in questo momento. Quindi partiamo subito con una congiunzione importante perché il Sole congiunto a Mercurio e una Luna in Capricorno. Quindi potete immaginare che i primi 2 giorni della settimana sono ottimi, buoni per esempio per impegnare un po' quello che è il nostro periodo, iniziare probabilmente ad avere dei progetti personali, iniziare a elaborare delle informazioni che per esempio possiamo prendere, negoziare, incontrare nuove persone che in qualche modo possono darvi una mano, una carica in più. Il giorno 8, il 9, Saturno farà un sestile a Chirone. Questo tra l'altro è un attimo momento di grande sanazione, soprattutto per le questioni istituzionali. Qui vedremo più una società che in qualche modo, secondo me, esce fuori da un impasse che stiamo vivendo e in qualche modo si troverà una soluzione. 10 di febbraio, prendete gli appunti, ci sarà un transito importante sempre di Mercurio perché farà una quadratura con Marte. Questi possono essere dei pensieri abbastanza accesi, dei piccoli disaccordi che potrebbero nascere nell'aria, quindi fate molta attenzione alle vostre relazioni, ascoltate probabilmente le altre persone, però senza essere troppo permalosi, perché potreste essere un po' permalosi durante questo giorno, anche perché la luna cambia di segno con l'acquario, potreste prendere delle decisioni importanti dopo una trattativa, ma queste trattative in qualche modo possono diventare un po' instabili, nervose. Quindi se prendete un impegno durante questa giornata
10, fate in modo che sia possibile, no? Che non sia una frustrazione, che non vi soffoca un poco con le energie, perché potrebbe essere un momento abbastanza nervoso. Correte anche dei rischi se volete, però mi raccomando l'impulsività. Allora, di conseguenza, durante questa giornata, se sentirete questo scontro di Mercurio e di Marte, credo che sia importante fare un'attività fisica, dedicarsi magari a degli hobby, creare qualcosa che in qualche modo brucia un po' la vostra energia in questo momento, scarica un po' questa tensione. L'11 febbraio, bellissima giornata, perché avremo due transiti importanti. Uno, sicuramente la luna nuova, che entrerà nel segno dell'acquario, una grande voglia di rinnovamento, voglia di cambiare anche il vostro modo di essere. Poi avremo una bella congiunzione tra Venere e Giove, proprio nel segno dell'acquario. Quindi tutto che si trova qui in questo acquario, ed è veramente un presagio importante, anche forse, diciamo alle porte di San Valentino, perché è un transito che parla di amore. Dovete in qualche modo cercare di trovare il modo di godervi in qualche modo qualche piccolo beneficio, soprattutto il vostro karma maturato. Cercate di fare delle buone azioni in questo periodo. Date agli altri, perché se questo è un momento in cui riceverete anche molto nella vostra vita. E un transito che dà un po' di calore, di armonia interna, di cordialità anche tra le persone. Un incontro potrebbe anche avvenire, una riappacificazione probabilmente potrebbe essere anche un momento interessante. Sono importanti quindi in questo momento congiungersi con se stessi, con la propria bellezza, con il proprio corpo, non soltanto fisico ma anche interiore, mi raccomando, ed essere anche popolare in questo momento, importante per la propria popolarità. Ci sono dei momenti in cui probabilmente questi transiti con questa luna nuova potrebbero dare inizio ad un innamoramento, a un amore nuovo, alla voglia magari di una storia d'amore. E questa è una partenza perfetta, secondo me, con questo transito. Quindi potreste approfittare anche per contattare quella persona, avere il coraggio di farlo. Questo transito inoltre è molto favorevole per i soldi, per le finanze, perché Venere non è soltanto l'amore, ma è anche i soldi, il cash, il materiale su questo aspetto, e soprattutto per le persone che lavorano nel mondo dell'arte. Questo potrebbe essere veramente un transito molto importante. Il 13 febbraio abbiamo un Mercurio che si congiunge anche questa volta a Venere, un momento giusto per mettersi in contatto con la persona amata. Questo è il giorno prima di San Valentino, quindi vedete, l'11 è Venere che si congiunge a Giove, e poi c'è anche Mercurio che si congiunge, quindi è un transito. Questo è un transito di apprezzamento verso l'altra persona. Questi sono proprio momenti che possono presagire un regalo, un messaggio, qualcosa di interessante, una dimostrazione di amore, perché saremo molto apprezzati. Mi raccomando, date del vostro massimo anche nelle questioni lavorative, perché questo è un momento che potreste finalmente vendere una casa, raggiungere un accordo con qualcuno che in qualche modo potrebbe aiutarvi tantissimo. Quindi è importante chiarire anche le cose col proprio partner, e magari poi festeggiare in maniera bella. Perché ve lo dico? Perché sempre il 13 ci sarà un bellissimo sestile tra Marte e Nettuno, e questo sestile aumenta tantissimo proprio il desiderio sessuale, il romanticismo, il fascino in una coppia, quindi una sintonia importante che a livello spirituale, secondo me, potrebbe connettersi tantissimo. Mentre il giorno 14 a San Valentino abbiamo il Mercurio che si congiunge invece a Giove, e queste sono una sorta di ottimismo, una buona fortuna. Sappiamo che la Luna è in Pesci durante questo periodo, e quindi c'è un po' la voglia in qualche modo di vivere qualcosa di ideale, un qualcosa di intenso probabilmente. Questo, per esempio, domenica potrebbe essere un ottimo momento per avere un fascino sociale verso le altre persone. Questo è un transito di diplomazie sostanzialmente, anche se Mercurio è retrogrado in questo momento, però fate i piani per il vostro futuro, mettete un po'
le cose che non dovete dimenticare per la prossima settimana, magari chiacchierare con gli amici, andare avanti verso le questioni pratiche della vostra vita. Allora, adesso andiamo a fare la classifica. Come al solito, io chiedo scusa a tutti i segni che metto alla fine, però questi sono soltanto, è una solo una settimana. Andremo per a prendere anche le nostre carte. Siccome è San Valentino, voglio dedicare comunque anche un po' spazio all'amore questa settimana. Io ho trovato le mie bellissime carte, quindi andremo a vedere quale sarà un po' il vostro momento, eh. Allora, dodicesimo posto, devo mettere nuovamente il leone che ha in questo momento purtroppo tantissimi segni in opposizione, abbiamo, scusate, tantissimi pianeti in opposizione, abbiamo Venere, Mercurio retrogrado, Giove, Saturno, il Sole e adesso avremo questa settimana anche la Luna, quindi potete immaginare che non è una settimana molto semplice, forse un po' confusa. Dovete forse uscire fuori, vedete questa immagine del serpente, la pelle del serpente e sapete che la vostra personalità non è quello che la gente vede, quindi questa è una settimana in cui dovete far capire che le qualità che voi avete dentro di voi stessi, quella luce che in realtà è dentro di voi, forse anche con la persona che vi piace, la persona amata, questo potrebbe essere veramente un momento interessante per gli amici del Leone per far scoprire realmente qual è il vostro splendore, chi siete dentro, quello che avete addosso in realtà è soltanto una maschera che molto spesso ci costringe a vivere in questo modo un po' perché abbiamo vissuto delle situazioni che non riusciamo a lasciare andare avanti. Andiamo a vedere qual è il vostro arcano di luce questa settimana, amici del Leone. Dodicesimo posto perché avete veramente tanti pianeti opposti e poi ovviamente poi, quando già il sole uscirà sarà meglio. La torre, questo è l'arcano che rappresenta probabilmente un momento difficile, un messaggio abbastanza duro, cercate di riconnettervi con voi stessi, è un momento un po' in cui avete bisogno di tempo per pensare sulle vostre cose, su quello che possono essere in realtà le situazioni nuove, se vi ricevete un messaggio o una notizia poco piacevole, sappiate che è soltanto una notizia in cui dovete mettere un po' più di determinazione per lavorarci. Quindi è arrivato il momento di prendere forse anche per voi delle decisioni importanti, di non rimanere sempre lì ancorati sulla vostra realtà o quello che pensate. Questa è una carta che comunque invita ad avanzare, a prendere un po' l'universo come parte centrale del vostro protagonismo, perché la quotidianità potrebbe essere un po' confusa in questo momento. Sapete che dentro di voi però c'è una luce e l'universo forse sta chiedendo proprio quello di dover in qualche modo prendere una decisione. Andiamo a vedere un messaggio della Luna per voi. Uscire fuori dalla vostra zona di comfort, forse proprio questo rappresenta un po' la carta della Luna e della Torre in questo caso, che forse dovete un po' uscire fuori da quella che è la vostra realtà, cari amici del Leone. C'è una notizia in particolare che vi farà poco piacere, ma sicuramente vi permetterà di prendere una decisione importante. Voi sapete che siete dei guerrieri anche voi dentro, no? Siete le persone che poi quando dovete agire avete sicuramente questo grande impeto. In qualche modo questa settimana bisognerà prendere delle decisioni non semplici, ma che vi permetteranno in qualche modo di uscire fuori dalla vostra zona di comfort. Prendiamo tre carte e andiamo a capire un po' come può essere questa settimana, quali possono essere i vostri Il diavolo, potete vedere che non è una settimana semplice. La papessa, forse avete più tempo e questa è una decisione importante. Forse avete necessità di trovare del tempo per voi stessi perché la decisione da prendere non è una decisione semplice.
E la papessa in questo caso potrebbe rappresentare proprio la necessità di star dentro di voi, chiedere, pregare, avere fede, perché forse delle risposte potrebbero arrivarvi grazie anche a questa situazione. Potrebbe essere un'amica particolare che in questo momento non è proprio al 100% vicino a voi e che potrebbero esserci delle grandi discussioni, o voi dovete fare una scelta molto importante che in qualche modo dovrà slegarvi da questo passato, allontanarvi da qualcosa del vostro passato che è ancora lì molto presente. Attenzione alle gelosie durante questa settimana perché vedo un cielo e delle carte abbastanza forti per gli amici dei leoni. Ripeto, questi sono dei consigli. Ovviamente, ragazzi, amici del leone, abbiate più calma perché questo potrebbe rappresentare per voi un momento abbastanza duro, eh? Quindi una settimana che già mi rendevo conto che è abbastanza dura per voi. Andiamo a vedere l'undicesimo posto, gli amici del cancro, devo mettere questa settimana, perché avete all'inizio della settimana una luna in opposizione, che non è una luna molto semplice, è una luna in Capricorno che vi richiede di essere più determinati, potrebbe essere una luna che vi mette un po' di ansie, quindi attenzione alle ansie, alle situazioni che dovete prendere in considerazione. Io voglio prendere per voi una carta dell'amore, vediamo un poco. Prendete pace, equilibrio con voi stessi, perché questa è l'energia dello yin e yang, quindi è molto importante riequilibrare un po' voi stessi durante questa settimana. Forse vi verrà chiesto qualcosa e dovete assumere un atteggiamento diplomatico, quale voi siate. Non è una settimana semplice perché inizierete un po' scombussolati, sarete un po' agitati, nervosi, soprattutto per le questioni che riguardano piani futuri, non sapete come fare, avete ricevuto probabilmente o riceverete probabilmente un messaggio non semplice durante questa settimana. Però cercate di mantenere questo equilibrio dentro di voi, sappiate che in questo momento non ci sono né vincitori né vinti nella vostra vita. E non è forse secondo me il caso di agire per nessun modo. Mercurio è retrogrado e non vi darà, tantissime opportunità. La temperanza è una carta interessante perché quell'equilibrio che vi parlavo prima dello yin e yang viene molto spesso rappresentata proprio da questa carta. È una carta che sta con un piede a terra e un piede nell'acqua. È come se ancora non è il momento di agire, non è ancora il momento, per esempio, di prendere una decisione, di discutere, non è la settimana ideale per poter prendere grandissime decisioni o fare delle grandi scelte. Ecco perché vi consiglio in qualche modo di mantenere calma, attenzione, perché la settimana parte abbastanza infuocata. Già da sabato, da domenica sera sentirete un po' questo vostro campo, forse dovete fare dei discorsi dove c'è bisogno di una grande determinazione. Dovete prendervi magari del tempo anche per rispondere o fare o agire. E la temperanza è una carta di equilibrio, di necessità di trovare un po' di pace interiore, un po' come lo yin e lo yang, eh? Quindi trovare quel vostro essere. Nella vostra rabbia trovare quella forza magari per poter andare avanti e non soltanto l'impulso. Nelle questioni economiche, mi raccomando, qui tutto ciò che riguarda nuovi contratti o situazioni di lavoro, aspettate magari un attimo perché non è proprio la settimana ideale. Qual è il messaggio per la Luna per voi? Non è ancora per il momento successo nulla, non è ancora, come posso dire, non è ancora pronta la situazione, cioè dovete ancora probabilmente aspettare, come vi dicevo prima, perché non siamo davanti ad un momento per fare delle scelte importanti. Certo, fatto sta che nulla è certo in questo momento, però è vero che magari questa settimana potete approfittare per pensare, cercare un po' di trovare delle soluzioni su quelle che sono questioni vostre pratiche, eh? Perché credo che con questa luna in opposizione ci sarà una voglia di rimettersi anche in gioco su questioni lavorative o questioni che in questo momento vi premono un po' tanto, non lo so, questioni familiari, di figli, però magari mantenete un attimo ancora una volta pazienza e sacrificio.
L'appeso è la carta che proprio parla di questo, eh? L'eremita, tranquillità, calma, non è il momento, è il momento di aspettare. Qualsiasi cosa, voi sapete che siete davanti a delle scelte importanti da dover prendere, però è la tipica settimana, secondo me, dove dovete prendere anche una pausa, dove non dovete agitarvi, non dovete assolutamente considerare che la situazione qui è necessaria farla immediatamente, cioè. Aspettate un attimo, perché secondo me state andando un po' troppo oltre alle vostre capacità in questo momento, quindi non vi spingete oltre, fate le cose con molta calma e molta determinazione. Sappiate che una settimana in cui qualsiasi scelta prenderete dovrà essere fatta con un po' di sacrificio, soprattutto le questioni familiari che riguardano la casa e i figli in questo momento. Allora, andiamo a vedere invece per tutte le persone che sono, no, per il decimo posto, scusate, l'Ariete. L'Ariete avrà una luna in quadratura, c'è cioè un Marte che farà dei piccoli scontri, quindi non so in realtà se questa è una settimana importante per voi, nonostante sì, avete Sole, Venere, Luna, tutti in quadratura, però vi vedo un po' agitati, distratti, è come se dovete fare qualcosa ma non riuscite a sbloccarlo. In realtà avete questo Mercurio retrogrado che secondo me vi sta toccando un po' tanto. Io vi metto al decimo posto, le cose sicuramente la settimana prossima cambia perché avremo una luna nel vostro segno in congiunzione con tutti i pianeti che fanno sestile, quindi potete immaginare, non è, scusate, che in sestile con tutti i pianeti in acquario, quindi potete immaginare che potrebbe essere una settimana, però c'è qualche piccola confusione nella vostra mente. Per il messaggio per San Valentino. I miracoli sono fantastici, gli eventi che si nascondono dietro la natura ancora di più. La maggior parte delle persone che non sono sveglie da questa realtà, da questa legge naturale, i miracoli però ricordatevi che non rompono la legge naturale, quindi sono solitamente la legge naturale. Qualcosa di interessante qui potrebbe nascere, qualcosa di inaspettato durante questa settimana di amore, vivere un miracolo, siccome il miracolo è molto presente in questa carta, e mi rendo conto che c'è nell'aria anche la voglia forse di un incontro importante, di una persona che boh, esce dall'improvviso, vi innamorerete probabilmente di qualcuno. Vedo che potrebbero esserci anche delle grandi opportunità per sentire in questo momento un grande contatto con la natura. Avvicinatevi alla natura se potete in questo periodo. Sapete che questa è la settimana in cui secondo me dovete ricaricarvi, dovete prendere un po' di energie. Sappiate che proprio con queste energie possono succedere delle cose molto interessanti. Mi piacciono queste carte, sono molto vecchie perché sono molto colorate. Andiamo a vedere, amici dell'Ariete, qual è il vostro arcano. La Luna, una carta abbastanza particolare, dove nasconde un po' di mistero, c'è qualcosa che probabilmente verrete a sapere. Questo miracolo potrebbe essere magari il venire a sapere di qualcuno, il parlare, il discutere con una persona. La luna non è molto chiara, è una carta che ancora non ha fatto luce su quella che è la vostra identità personale, c'è un qualcosa di nascosto, un po' offuscata come carta, che illumina ma non del tutto, che non dà l'opportunità a moltissimi di voi di esprimere propriamente quello che siete al 100%. Sapete però che dietro questa carta si nasconde sempre una verità che verrete a sapere, una qualcosa che in realtà non è molto ancora chiara, ma secondo me siete anche pronti per poterne discutere o rivedere. Andiamo a vedere un po'. Un messaggio, ah, è uscita proprio la luna, è il momento di prendere azione, di fare qualcosa di importante per la vostra vita, di non,
di non rimanere lì seduti. C'è qualcosa che capiterà questa settimana che vi darà un impulso diverso rispetto a ciò che voi vivete. C'è un impulso nuovo. Secondo me c'è un qualcosa di cui dovete non sottovalutare nella vostra vita, qualcosa interno vostro che in qualche modo dovete riconsiderare in maniera importante. Voi siete un segno che ha bisogno di esprimere se stessi, andare avanti, però dovete anche azionarvi, siete i primi, solitamente azionate qualsiasi cosa, dovete, forse vi capiterà un'opportunità anche lavorativa che magari non considererete attentamente, ma potrebbe essere un'ottima opportunità, quindi mi raccomando, provate a farlo. Vi stanno forse chiedendo di essere più presenti nelle questioni lavorative. E le carte in questo momento dicono: guarda, che se ti capita questa opportunità, perché è molto probabile con questa carta del miracolo, devi essere pronto anche ad agire, ad andare avanti. Quindi trova questo impulso, questa forza, perché in qualche modo qui si va avanti, amici, Vi capiterà qualcosa che non potete rifiutare, non dovete rifiutare, anzi, considerarla molto attentamente. Vedete, qualcosa di interessante, qua forse pure un amore, non abbiate paura, non pensate che ci siano sempre delle sofferenze dietro l'angolo, divertitevi perché è arrivato il momento di prendere questa grande decisione per tanti di voi, C'è forse questa paura nel soffrire, nel farsi avanti, ma divertitevi, anche se poi non sarà al 100% quello che voi pensavate. Celebratela questa realtà perché potrebbe essere un incontro interessante. In questa settimana, secondo me, è una settimana di incontri. Allora, andiamo a vedere invece chi c'è al nono posto. Metto gli amici della bilancia. Voi avete anche questa luna in quadratura, non è un momento abbastanza semplice per voi, però insomma, tutto sommato, secondo me è arrivato anche il momento per gli amici della bilancia di prendere in considerazione aspetti nuovi della propria vita. Nonostante potrebbero no, nascere, sorgere delle situazioni importanti durante questo periodo, avete una consapevolezza, secondo me, anche migliore. Credo che non è la settimana giusta per parlare, prendere delle decisioni importanti. Andiamo a vedere la carta per voi, avanzare. Avere il coraggio e la differenza tra il successo e il fallimento. Quindi tu devi avere una grande attitudine in questo momento, quindi avere molto coraggio perché questo è il momento giusto per fare, quindi in questo momento devi per fare delle scelte, per andare avanti, no? Avere un grande coraggio forse per parlare con una persona, decidere su qualcuno, azionarsi anzi verso qualcosa. Sono carte del quarto chakra, non so se le avete viste prima, però queste sono tutte frasi dedicate all'amore del quarto chakra. Ed è interessante perché questo potrebbe essere il momento forse per finalmente prendere in considerazione una discussione importante, avere il coraggio magari di farsi avanti verso una persona, avere il coraggio anche nelle questioni lavorative, perché no, eh? Quindi mi raccomando, prendetevi il vostro tempo, abbiate la determinazione, ricordatevi che il coraggio è la differenza tra il successo e il fallimento. Interessante, no? La ruota della fortuna, eh sì, e secondo me dipenderà molto dal vostro modo di agire nella vita in questo momento, eh. Quindi questa è la settimana in cui dovete azionarvi, azionare questo cambiamento. È una carta fortunata, ma anche secondo me avete un po' di fortuna questa settimana in realtà, anche nelle questioni di amore, però dipenderà molto dalla vostra attitudine, di come voi vi agirete in realtà, perché tutto dipenderà da come voi comunicate, da quello che voi decidete, da quello che voi volete. Sappiate che siamo davanti a una scelta importante,
forse di amore, devo dirvi la sincerità, secondo me qui le questioni di amore sono principali. Andiamo a vedere una frase del nostro oracolo della luna. Wow, questo è un nuovo ciclo romantico, è proprio la vostra luna, amici della bilancia, nuova luna in bilancia, un nuovo ciclo romantico, ecco il coraggio di cui vi parlavo, lanciatevi. Se questa è una nuova persona, ma anche se è una persona vecchia, una persona del passato, una persona insomma che è appartenuta, che ha fatto parte della vostra vita, credo che queste sono carte proprio che vi stanno spingendo a vivere questo vostro rapporto con il coraggio e con la determinazione che come sempre avete. Quindi è l'inizio di qualcosa di nuovo, ma romantico, è proprio ben specificato in questa carta. Quindi sono questioni di amore che secondo me possono essere molto importante, abbiate il coraggio per esempio di fare il primo passo con questo uomo, con questa donna, di parlare se vi piace, invitatela a cena per un caffè, non lo so, adesso poi voi dovete vedere. Vediamo un poco, l'appeso, il carro, non pensateci tanto, avanzate perché qui c'è un avanzo, un cambio, un avanzamento delle cose. Un cambio che potrebbe arrivare, delle opportunità che fino a questo momento probabilmente erano state bloccate anche per le questioni lavorative, possono finalmente muoversi. Guardatevi verso l'estero, guardatevi verso persone con culture e lingue diverse, perché, o persone che vivono lontane da voi, perché potrebbero essere delle persone importanti durante questa settimana. Devo dire che è una bella settimana che parla molto di amore per gli amici della bilancia. Io comunque vi lascio come sempre al nono posto, però vedete, le carte alla fine sono anche positive per voi. Ottavo posto, gli amici dello Scorpione, amici dello Scorpione, voi avete le quadrature della Luna, avete le quadrature di tutti questi segni in acquario, l'opposizione di Marte e Urano, che questa settimana insomma sarà abbastanza forte perché Marte in qualche modo farà degli scontri con Mercurio. Insomma, non è semplice, queste quadrature non sono abbastanza semplici per voi. E finché non si libera almeno Venere e il Sole dal cielo, dall'undicesimo campo, che è in quadratura con voi, insomma, la vedo un po' difficile. Andiamo a prendere una carta per l'amore per voi, vediamo qual è uscita. Dovete fuoriuscire da, ecco, ricordatevi che la vostra anima è quella di sporcarsi nel fango, no? Il vostro modo di fare, è come un po' di per uscire, no? Divertirsi anche dalle cose che avete vissuto, prendere in considerazione anche i vostri problemi in questo momento, cioè cercare di rivalutare attentamente quelle che è stato la vostra storia d'amore, quante situazioni in realtà molto difficili avete vissuto. E in qualche modo, mi raccomando, non polemizzate sulle questioni che state vivendo in questo momento. Per esempio, se il vostro compagno, la vostra compagna non sono proprio al 100% le persone che voi pensavate o c'è qualche piccola discussione, non puntatele il dito, cercate di evitare, perché in qualche modo potreste contaminare, no? Sporcare un po' quella che è l'energia del vostro essere. Quindi poche polemiche, cercate di essere un po' più presenti questa settimana con il vostro amore, ecco, no? Perché forse anche dall'altra parte c'è bisogno di fatevi, di cose magari che non fanno parte della vostra vita, ecco, cercate di essere un po' più aperte. Allora, andiamo a vedere, la carta per voi è svegliarsi, il risvegliarsi, il trovare magari una serenità anche quando questa serenità è stata difficile da rivedere, no? Da riavere. Potrebbe essere un po' la carta del giudizio, sì, del giudizio. Quindi può essere pure che
Finalmente sentirete un'energia diversa e dire forse è il momento di andare oltre, avanti in questo momento. Quindi prendetevi anche del tempo per poter pensare e meditare su quelle che sono le parole o le situazioni, le discussioni che dovete affrontare durante questa settimana. Non sputate sul piatto in cui mangiate, tra virgolette, cioè cercate di fare un po' attenzione a quello che dite anche le persone vicino a voi, perché c'è bisogno di tenerezza in questo momento, c'è bisogno di approccio, no? Quindi attenzione, qui potrebbe essere anche una notizia interessante per le questioni pratiche, anche lavorative, che in qualche modo possono essere, no? Utili. Vediamo un poco. Qualsiasi sia la vostra situazione in questo momento, il vostro lavoro sarà ricambiato, soprattutto se questo vostro lavoro è un po' così, come vuol dire, un po' faticoso, il vostro modo di affrontare la vita è stato abbastanza difficile, i vostri sacrifici verranno ricambiati. Questa è la settimana in cui vi sentirete che forse ne valsa la pena, ne valsa la pena prendere quella decisione, ne valsa la pena fare quella scelta e ne valsa la pena forse aspettare una persona, ne valsa la pena dire quella cosa. Ecco, è una carta che dice proprio: non vi preoccupate perché il vostro sacrificio, il vostro lavoro verrà comunque in qualche modo pagato, ripagato soprattutto per le vostre scelte importanti. Andiamo a vedere un po' gli amici dello Scorpione. Una scelta, gli innamorati, il 3 di denaro, la regina di bastoni. Questo è un interesse, qualcosa che sta per nascere, secondo me. Forse sarete voi a prendere una grande decisione, una decisione che determinerà moltissimo, che dipenderà moltissimo da voi. Perché questa regina di bastoni è determinante, il vostro influsso tra l'altro sarà molto socievole, cioè sarà molto importante perché voi sarete estremamente piaciute in questo momento, quello che dite sarà un po' legge, no? Ed è soprattutto qualsiasi tipo di inventiva che voi volete fare, perché c'è un 3 di denaro, quindi di costruire qualcosa, secondo me sarà importante farlo. Prendetevi del tempo proprio per ricostruire qualcosa di importante. Trovate proprio il tempo qui anche per esempio, qui c'è una scelta da fare nelle questioni lavorative, possibile che ci siano due opportunità, quale dove vado, seguite un po' il vostro istinto e soprattutto anche le questioni economiche, il guadagno, perché in questo momento cosa avete bisogno? Il guadagno, allora andate lì, credo che sia quella la cosa più importante, anche perché dovete, no, prendere in considerazione anche questo. Belle, sono bellissime carte dove finalmente qui si muove qualcosa che secondo me potrebbe aiutarvi tanto, tanto soprattutto per le questioni lavorative, ma anche secondo me sentimentali. Capirete anche che forse siete state un po' dure ultimamente con la persona che amate, avete detto forse qualcosa di difficile. Allora, settimo posto, il toro. Andiamo a vedere gli amici del toro. Voi avete in quadratura tutti questi segni anche in acquario. Andiamo a vedere qual è la carta che prendo per voi. Sarete ascoltati ancora e ancora finché non avete appreso la lezione. No, sarete non ascoltati, testati. Finché non avete preso lezione, testardi, i leoni sono testardi, eh? Quindi verrete ancora nuovamente interrogati su qualcosa. Vi capiterà probabilmente una cosa che già avete sbagliato in passato e finché non lo capirete, forse la volta buona che lo capirete, troverete finalmente l'opportunità di dire: ah, caspita, lo sapevo che era così, non lo farò mai più. E forse questa è la carta che vuole dire. Attenzione perché la vita è un po' così. Vi metterà sotto esame tutto il tempo e ancora, ancora finché proprio voi non avete imparato la lezione. Quindi mi raccomando, ascoltate anche gli altri consigli, non siete testardi, perché se non apprendete in questo momento ad essere quello che siete, probabilmente insomma, verrete testati nuovamente. Quindi una settimana abbastanza importante anche per le questioni, secondo me, pratiche della vita, dove dovete trovare un po', no? Di lasciarvi andare, di essere un po' più vivi.
Andiamo a vedere un po' l'arcano per gli amici del toro. La trasformazione. Sembrerebbe che ci siano due, invece è solo uno. La trasformazione. C'è qualcosa da trasformare, quindi o cambiate durante questa settimana, amici del toro. Mi raccomando, non seguite più questo vostro istinto che vi porta in scelte sbagliate, perché secondo me potreste veramente vivere un po' il condizionamento di questa scelta, che secondo me non è tanto giusta. Quindi andate avanti magari sicuramente per le vostre scelte, però c'è da trasformare qualcosa intorno a voi. La trasformazione è una carta molto importante, voi che avete Marte e Urano e Lilith in questo momento nel vostro segno, secondo me parla anche un po' di questo, di fare dei piccoli cambi nella vostra vita, di uscire fuori un po' da quelle che sono le vostre convinzioni, perché c'è bisogno di mutare, no? Prendiamole così. La vostra è la luna piena un'eclissi, no? Quindi è come se qualcosa stesse per concludersi. Quindi cioè, stiamo per arrivare ad una conclusione di qualcosa di importante. Se aspettavate delle notizie, se aspettavate magari qualcosa di importante, finalmente verrete a sapere qualcosa. E questo è un ciclo che si sta per chiudere e di conseguenza dovete prendere in considerazione proprio di mutare un poco quello che siete, no? Non intestarditevi su qualcosa che secondo me non potrà andare, amici del toro, eh? Andiamo a vedere che carta esce. Toro, settimana dall'8 al 14. Ancora una volta, l'appeso. Prendere del tempo. E secondo me i progetti che voi avete in mente sono molto interessanti, sono dei progetti che in qualche modo potrebbero veramente portarvi da qualche parte, sono forse però dovete modificare qualcosa, qualcuno ve l'ha già detto che la cosa non poteva andare in questo modo, forse anche in amore, attenzione che così non può andare, nuovamente ci siete ricaduti. E qua c'è soltanto di capire un po' voi stessi, di magari compromettersi anche su qualcosa, compromettetevi un po' di più anche nelle relazioni, nella quotidianità, perché ci vuole del compromesso. Siete baciati dalla stella, da una carta buona, quella del 9 di denaro, quindi per le questioni economiche mi raccomando, cambiate qualcosa anche perché secondo me verrete finalmente a sapere qualcosa di molto importante a livello lavorativo, mo, soprattutto per le persone che non hanno lavoro in questo momento. Va bene, amici del Toro? Allora, andiamo a vedere chi c'è al sesto posto, gli amici della Vergine. Andiamo a vedere un po' gli amici della Vergine come sarà questa settimana. Prendiamo una carta anche per voi di San Valentino. Vediamo quale prendiamo per voi. Allora, potete migliorare voi stessi, fix è come aggiustare, però migliorare voi stessi senza uno specchio. Quindi qualcuno che non vi piace, è qualcosa, è come uno specchio. Se c'è una situazione che non vi piace, è un po' come lo specchio. Perché quella situazione vi piace? Perché in realtà forse rappresenta un po' voi, rappresenta un po' quello che voi vi state paragonando. Quindi, se c'è una situazione, una persona, qualcosa che non vi sta piacendo in questo momento, è perché in realtà è un riflesso di qualcosa di voi dentro. Quindi mi raccomando, cercate di aggiustare un po' questo vostro modo. Per esempio, non vado d'accordo con mia moglie, non vado d'accordo con mio marito in questo periodo. E forse c'è qualcosa perché non mi piace come parla lei, per esempio, no? Come mi piace come parla lui. Forse siete voi che non state parlando bene. Quindi cercate di andare a quel punto, ossia cercate di capire che in realtà sta succedendo quello. Guardandosi allo specchio, cioè dell'altra persona, probabilmente capirete che forse il rapporto sta peggiorando, non sta andando come deve andare, perché non è il problema dell'altra persona, ma spesso siete voi o come lo state interpretando questo problema, questa situazione. Così quindi tutte le cose che noi ci riflettiamo e che non vi piacciono tantissimo sono in realtà un riflesso di quello che siamo dentro di noi stessi. E questa è la carta. Andiamo a vedere le stelle, qua c'è un esito lavorativo, una carta che parla di grandissima intuizione, sentirete proprio una grande enfasi durante questa settimana, la voglia forse di raggiungere anche un po' posti lontani o un po' andare oltre il vostro limite, no? Nel senso anche metaforico del termine, andare oltre le vostre capacità, cercare di raggiungere quello che secondo me potete
e dovete raggiungere in questo momento. Vediamo, prendiamo un messaggio per voi. Guardate ad una figura molto più grande della vostra, di quello che pensate, cioè una figura più grande. Dovete esagerare qui, eh? Se vi state limitando o vedete che c'è una limitazione da parte di altri, o in realtà è una limitazione vostra interna. Io ve l'ho detto da molto tempo che c'è qualcosa che dovete lasciare andare, perché se qua vi stanno succedendo cose, perché dovete ripulire un po' voi stessi in questo momento. Sapete magari che se vi sentite limitati è perché c'è una limitazione che vi state creando voi stessi in questo momento. Guardatevi intorno perché tra le stelle, i progetti che stanno per nascere, questa è la settimana dove potreste finalmente magari prendere una grande decisione e capire in realtà qual è stato il vostro modo di essere. La ruota della fortuna, la regina di coppe e il cavaliere di bastoni. Qua bisogna agire, ci sono delle avventure nuove che stanno per arrivare, anche per esempio conoscenze, uomini e donne delle amici dei Vergini, della Vergine, potreste conoscere qualcuno, lanciarsi su qualcuno di nuovo, un nuovo incontro che potrebbe arrivare, anche un'avventura che poi magari in qualche modo, sai, potrebbe veramente sorgere in qualcosa di importante. Questioni interessanti, una regina di coppa, un segno di acqua che potrebbe aiutarvi in questo momento anche ad affrontare con più determinazione o più rischio qualcosa, una madre, una sorella, una moglie, qualcuna che secondo me potrebbe darvi una grande mano per sbloccare qualcosa dentro di voi, che avete bisogno di farlo. Va bene, amici della Vergine? Quinto posto, gli amici del Sagittario. Andiamo a vedere, gli amici del Sagittario, come sarà per voi questa settimana. La carta del quarto chakra, chi esce, vediamo. Voi avete la libertà. Aspettate, che qui non vedo bene, non capisco questa lettera qua. Va bene, comunque, voi avete la libertà di amare, di essere felice e di vivere la vostra vita. Quindi, questa è una bellissima carta che parla, vedete, di felicità, di amore. Siate liberi di farlo, siate liberi di vivere con amore, di innamorarvi nuovamente, di vivere nuovamente. Una carta un po' che vi invita ad essere nuovi, a provare ancora delle emozioni nella vita, ad essere liberi di poter prendere delle decisioni importanti, no? Questo momento interessante, perché questa potrebbe essere la settimana dove finalmente scoprirete qualcosa di importante, sentirete un'energia forse diversa, amici del Sagittario, eh? Forse sentirete quella voglia di dire: io metto le cose in chiaro così come stanno, e vivere un amore così come si deve. La carta che è per voi è la sacerdotessa, grandi emozioni, grande intuizione in questa settimana, una carta che vi porta alla possibilità anche di avere il controllo di quelli che sono i sentimenti dentro di voi. Avete una grande sensazione, c'è cioè qualcosa che sta per succedervi di bello, secondo me, questa settimana, e voi lo sapevate già, un incontro, una persona, qualcuno del passato, sicuramente qualcosa si sta smuovendo, qualcosa qui credo sia importante anche per voi. Qual è il messaggio per voi? Compromettetevi, perché verrete testati, da questo compromesso, come se vi arriverà qualcuno nella vostra vita e vi farà vivere quello che già avete vissuto, ma senza sbagliare però questa volta, perché questa volta saprete veramente come prendere questa opportunità, insomma, che in qualche modo sarà importante, sarete felici. Sarete felici, questa potrebbe essere una seconda occasione per una persona, per un amore, per delle persone che in qualche modo stanno aspettando qualcuno, potrebbe essere sì, una doppia occasione, nel senso, vabbè, riproviamoci, no? Sai, quindi potrebbe essere interessante anche questo. Andiamo a vedere tre carte per voi. Il diavolo, staccatevi da questo passato, mi raccomando. La regina di coppa, stacca, e anche per voi il cavaliere di bastoni. Staccatevi un po' da questo passato, avventuratevi, perché qua c'è una persona nuova. Potrebbe essere qualcuno del passato in realtà che arriva, eh? Soprattutto sappiate che qui ci sono situazioni lavorative che potrebbero muoversi, dovete essere un po' più intuitivi, soprattutto per chi lavora nel sociale, nella creazione, nell'arte, dovete prendere delle grandi decisioni. Questo è un qualcosa del passato che sta per arrivare. Allora, o lo vivete con molta più calma, con molta più felicità, con molta più serenità, che potrebbe essere qualcosa, o potrebbe essere una persona nuova.
nuova sicuramente, ma le emozioni che vivrete devono essere diverse rispetto a quelle che avete vissuto fino a questo momento. Allora, quarto posto, gli amici dei gemelli, che avete questa energia così bella ultimamente, ve lo dico perché c'ho una grandissima amica dei gemelli e questa amica la vedo proprio bene, la vedo pronta, la vedo sempre, non lo so, viva nuovamente. Quindi per voi è un bel momento questo, amici dei gemelli, ve lo dico già, per voi tutti questi pianeti sono buoni, sono favorevoli. Andiamo a vedere un po'. Ah, la carta di San Valentino del quarto chakra, non è la carta di San Valentino. Sei proprio sicuro di quello che stai dicendo? Sei proprio sicuro che quello che stai dicendo è veramente corretto? Non dite bugie. Voi siete ogni tanto un po' bugiardi, vi piace in qualche modo divertirvi, fantasticare. Sei proprio sicuro di quello che stai pensando di te stesso sia realmente la realtà? Sei sicuro che quello che tu dici, ah, magari questa persona non mi vuole più, è veramente la realtà? Insomma, qualsiasi cosa tu dici in questa settimana sarà veramente importante. Sì, e probabilmente non è proprio quello che tu pensi, ma è semplicemente una questione tua, del tuo cuore, no, della tua immaginazione, della tua fantasia. Mi viene da ridere perché io vi conosco come siete. La forza. Mantenete un po' i vostri istinti a bada questa settimana. Cercate di non esagerare nelle parole. Cercate di fare qualsiasi tipo di discussione con la persona che volete, ma non esagerate. Non dite bugie. E soprattutto se qualcuno vi dice delle bugie, sgamatelo subito. È il momento magari di mantenere il vostro punto di vista fisso, cioè quello è il vostro modo di agire, il vostro modo di fare nella vita, senza strafare tantissimo. Qui potrebbe esserci anche un'ottima opportunità per un progetto che però non è questa proprio la settimana ideale per viverlo, ma magari potete in qualche modo rivederlo attentamente. Qui c'è una bugia che verrà scoperta, che non so se siete voi o sarà qualcun altro che ve lo darà. Belle queste carte, esito, mi raccomando, raccoglierete un po' i frutti di quello che avete seminato, quindi spero che avete seminato bene, però è una settimana veramente interessante dove finalmente si faranno anche dei discorsi molto interessanti, molto più maturi secondo me, di quello che è la vostra realtà. Belli amici dei gemelli, andiamo a vedere subito in pole position. Terzo posto metto gli amici dell'Acquario, avete comunque un bellissimo cielo, dobbiamo dirlo, insomma avete Venere, avete Mercurio, avete il Sole e soprattutto tantissimi auguri agli amici dell'Acquario che compiono questa settimana gli anni, quindi un buon compleanno amici dell'Acquario, scrivetemelo nei messaggi se fate il compleanno. Andiamo a vedere qual è la carta del chakra per tutti quanti voi. Aspetta, prendiamo uno così. Sei una persona, quando sei forte internamente, la tua capacità di raggiungere il successo è grande, è superiore. Quindi mi raccomando, beh, questo è un momento in cui io vi sento così, vi sento proprio internamente forti. Vi sento che già dentro di voi state maturando quella grande voglia di poter avanzare nella vita e trovare magari delle grandi opportunità che in qualche modo vi permetteranno poi di avere dei grandi successi, amici dell'Acquario. Voi siete pronti, pronti proprio per scagliare la freccia, per fare dei progetti importanti, scrivete, progettate, perché questo è il vostro anno per finalmente uscire da voi stessi. Andiamo a vedere lo Star Seeds, questo è proprio il nome di questo mazzo ed è un po', non so se avete mai presente i semi di stella, vengono chiamati, cioè persone che siamo connessi perché veniamo probabilmente da un'altra galassia. Mi ci includo perché io mi prendo sempre in giro con la mia amica argentina che siamo due Star Seeds, che siamo due pezzi di stella, però rappresenta un'energia molto forte, una connessione in realtà con quello che state vivendo. E questa è proprio la settimana in cui sentirete una grande vitalità. Sapete che però avere tutti questi pianeti con voi non è semplice, quindi dovete canalizzarla attraverso tecniche di meditative o ciò che vi piace, lo sport, il canto. Fatelo perché quello potrebbe aiutarvi tantissimo anche a canalizzare questa energia. Allora, vediamo il messaggio della Luna per voi. La Luna nuova in Acquario, pazzesco, e proprio questa settimana avrete la Luna nuova in Acquario, eh? E quindi
mettete più amore nella situazione, fare le cose con grande passione e amore perché queste cose si realizzeranno proprio bene. È pazzesco, questa è proprio la luna nuova in acquario che avremo questa settimana, incredibile, come le carte parlano, no? Andiamo a vedere un poco quali possono essere le carte per voi. Luna, ovviamente, perché sarà con voi questa settimana. Wow, queste sono carte di amore, l'incontro, la famiglia. Non so, volete parlare di matrimonio questa settimana? Volete incontrare qualcuno? Volete creare qualcosa di importante? Questa è veramente la settimana. Siete anche pronti? Siete pronti per creare qualche armonia dentro di voi, dentro la vostra vita? Quindi sono molto, molto, molto contento per voi. Andiamo a vedere al secondo posto. Io metto gli amici del Capricorno. Al secondo posto avete una bellissima luna e vi voglio dare anche una bella spinta questa settimana, amici del Capricorno, perché voi dovete andare oltre a voi stessi quest'anno, eh? Avete delle grandi opportunità quest'anno. Amici del Capricorno, andiamo a vedere un po' qual è il vostro messaggio. Vediamo. Quello che è importante è capire, no, concordare o meno una questione. Cioè, io sono d'accordo o non sono d'accordo, ma quello che è importante è capire l'altra persona, capire quello che si sta dicendo. È un po' come per dire ascolta in questo momento, ascolta, non c'è bisogno del giudizio tuo, un sì o un no. Cioè, quello che è importante è ascoltare, è capire quello che in realtà sta succedendo nella propria vita. Poi se sei d'accordo o non sei d'accordo è un'altra questione, però è importante quando parlerai con quest'altra persona, quando parlerai con qualcuno vicino a te, con la tua famiglia, è importante capire qual è il punto della situazione. Non buttarti giù con questa carta, perché devi scoprire bene, Capricorno, quello che sta facendo, quello che stai facendo. Non c'è bisogno di andare a considerazioni affrettate con questa carta, cioè aspetta, non dare un giudizio alle cose, perché molto probabile non c'è bisogno di dare un giudizio, c'è soltanto bisogno di capire. La giustizia, qualsiasi cosa sia questa situazione, sappiate che troverete comunque un equilibrio nella vostra relazione, nel rapporto. Tra l'altro, capire bene e anche leggere magari qualche contratto, qualche documento che questa settimana sarà importante da dover fare, va bene? Quindi prenditi anche del tuo tempo perché sarà importante tutto ciò. Cosa c'è bisogno di rilasciare? Cos'è la cosa che ti sta legando di più a te e che non riesci ad andare avanti o rilasciare? Ecco, questa è una domanda che devi capire forse proprio questa settimana, amici del Capricorno. Andiamo a vedere. Vedi, questo è mettersi in paragone con qualcuno. La carta dell'amore, no, queste sono bellissime, bellissime carte. Secondo me questa è proprio una bella settimana per voi, anche per le questioni lavorative, pratiche. Vi possono anche capitare delle situazioni importanti. Ripeto, non date un giudizio affrettato però nelle cose, perché qua possono succedere qualcosa di importante. Ultimo posto, scusate, non ultimo, primo posto. Gli amici dei pesci, avete questa bellissima luna proprio durante la fine settimana e ci sarà Nettuno che farà un bellissimo sestile con Marte, quindi questo vi permetterà anche di dare un poco di fuoco alla vostra vita, mi raccomando. Quindi date un po' di fuoco alla vostra vita, mettete un po' di energia in voi, perché secondo me qualcosa di importante potrà sicuramente accadere. Allora, no, primo messaggio del Chuck, andiamo a vedere un po' quale può essere il vostro messaggio, che sono grandissime, che sono sconfuse tutte quante. Allora, la bellezza interiore è molto più importante della bellezza esteriore. Che ve lo dico a fare? Cioè, voi pesci che avete sia una bellezza interiore, per voi è importante in realtà avere tutto, bellezza interiore e bellezza esteriore. Quindi, però curate moltissimo quello che voi siete dentro, perché voi siete veramente delle persone stupende dentro. Avete sempre quel qualcosa in più che secondo me è tipico del segno dei pesci. Sappiate che è un momento in cui le persone vi apprezzeranno per quello che siete dentro e non quello che siete fuori. Quindi potete anche vestirvi Gucci e Prada, ma secondo me è importante. Gli innamorati, vi ho detto che questa è una settimana
dove secondo me c'è un bellissimo incontro, una grande opportunità che può avvenire dentro di voi. Sappiate che l'impossibile, credete nell'impossibile, questa è una bellissima carta, la luna blu, credete nell'impossibile perché qualcosa può succedere proprio dentro di voi. Sei di bastoni, 8 di bastoni e la forza. Beh, passione, idee, successo e sicuramente anche qualche piccolo messaggio in più non guasta durante questa settimana. Bene, cari amici, grazie come al solito. Io vi do un abbraccio e come al solito lasciate un like, un vostro commento. Vi ricordo il seminario che ci sarà il 27 di febbraio. Se volete partecipare, datemi delle informazioni e noi ci sentiamo alla prossima. Grazie, grazie, grazie.